Ciao ragazzi, salve a tutti e benvenuti ad Autopolis. Oggi vi propongo un post gara del Gran Premio di Spa-Francorchamps ed è vittoria 89esima in carriera per Lewis Hamilton. Per Lewis, tra l'altro, due nuovi record: il primo per quello del maggior numero di gare senza essere doppiato, il secondo quello del maggior numero di chilometri in testa con ben 24.292. Per Lewis ancora un'altra vittoria facile facile con un Bottas a cui non è stato permesso nemmeno di provare un attacco su Lewis. Per la Ferrari invece gara da incubo, P13 per Vettel e P14 per Charles Leclerc che ha avuto problemi di natura pneumatica. Ci sono due cose che mi vengono in mente che sono azionate in maniera pneumatica. La prima cosa sono le valvole, la seconda cosa invece è il cambio. Comunque direi che considerando la mancanza di cavalli e che il setup era stato pensato per una gara in bagnato, gli è andata pure bene alla scuderia di Maranello. Scherzi a parte, fa male vedere una Ferrari così, molto, moltissimo, almeno per me. Non credo purtroppo di poter dire la stessa cosa di Binotto o il resto del management Ferrari. Ma non è finita, direi, perché sia Monza sia Mugello che arriveranno dopo saranno un incubo quasi sicuramente per la rossa, anzitutto Monza. Beh, senz'altro ragazzi, vi propongo i risultati. Allora, in prima posizione per Lewis Hamilton che ha vinto la gara con un solo pit stop. Seconda posizione per Valtteri Bottas che è arrivato a 8 secondi di Lewis. Terza posizione per Max Verstappen che ci ha provato, ha fatto in mille modi possibili, ma alla fine le Mercedes appartengono ad un'altra galassia, non ha potuto far niente. Quarta posizione per Daniel Ricciardo, quinta per Ocon, sesta per Albon, settima per Lando Norris, ottava posizione per Gasly, nona per Stroll, decima per Perez e direi le Racing Point più in difficoltà a causa dei piloti che dalla macchina. È strano vedere quella macchina perché può fare molto meglio. Undicesima posizione per Kvyat, dodicesima per Kimi Raikkonen, tredicesima per Vettel, quattordicesima per Charles Leclerc. Come detto, i piloti fanno quel che possono con il mezzo che hanno a disposizione. Quindicesima posizione per Grosjean, sedicesima per Latifi, diciassettesima per Magnussen. Si sono ritirati Giovinazzi che ha urtato le barriere, Russell che si è ritirato a causa di Giovinazzi e Carlos Sainz che si è ritirato prima di iniziare la gara per un problema, un guasto alla Power Unit. Beh, ora vi propongo ragazzi le dichiarazioni post gara ed inizio con Mattia Binotto perché pare Mattia guardi i miei video. E se è così, Mattia, qui va un altro consiglio: datti una mossa e costringi alla FIA a fare il suo lavoro per quanto riguarda il IRS, perché ora come ora pare voi siete gli unici a rispettare le regole. Intima alla FIA a fare il suo lavoro perché andare avanti così non ha senso. Nemmeno con tutti i soldi al mondo riuscirai ad acquistare la dignità in Formula 1. Per quello ci vogliono solo dei risultati. Fallo anche per te, Mattia, perché sentire come Toto ti prende in giro non credo sia nemmeno una cosa carina per te. Beh, scusatemi lo sfogo, ragazzi, ma lo dovevo dire. Vi propongo ora le dichiarazioni di Mattia Binotto. La macchina ha perso potenza rispetto all'anno scorso. Tutti i costruttori ne hanno persa, ma noi più degli altri. In passato coprivamo i nostri limiti con la potenza di un motore superiore, ma ora non è più il caso. Adesso i limiti della macchina stanno emergendo, su questo dobbiamo migliorare e lo sappiamo. Mattia, lo sapevamo tutti che la SF90 non era nessun riferimento. L'unico grande riferimento che c'era là dentro era la Power Unit. Lo sapevano tutti e mi pare lo sapessi anche tu. La parola crisi secondo me è sbagliata. Quello odierno è sicuramente un bruttissimo risultato che si inserisce all'interno di una stagione comunque molto difficile. Lo sapevamo fin dai test invernali e anche con quello che è successo dopo con la riduzione delle opportunità di poter sviluppare a causa del Covid. Dobbiamo stringere i denti, costruire per il futuro e non c'è dubbio che siamo in mezzo alla tempesta. Non significa essere in crisi, sappiamo qual è la nostra rotta e dobbiamo cercare di tenerla guardando avanti, che è molto importante.
Il risultato di oggi è molto deludente, non c'è nulla da dire. Siamo arrivati dove siamo partiti. Questa pista richiede efficienza aerodinamica e richiede potenza. In questo momento ci mancano entrambe le cose. È inutile nascondersi dietro a un dito. Dopo Toto Wolff, che ha parlato dei futuri limiti al party mode e dell'attuale situazione della Ferrari. Come prima cosa, la FIA sta facendo fatica a guardare tutti i canali dei dati e noi volevamo rendergliela più facile. Poi quando vinci tante gare, le altre squadre vogliono coalizzarsi contro di te. Che vogliano rallentarci è un po' fastidioso perché non dà abbastanza credito alle persone di Brixworth che hanno spinto al limite dopo l'anno scorso. La Ferrari è un marchio iconico che dovrebbe essere al vertice e lottare per le primissime posizioni. La situazione che sta invece attraversando non va bene per la Formula 1. Sono dispiaciuto per i sostenitori e tutti i dipendenti della Ferrari per questa mancanza di prestazioni. Nessun tifoso e nessun membro della Ferrari merita un risultato simile. Credo che la performance attuale derivi dal modo in cui sono state stabilite le priorità nell'ultimo periodo. Sarebbe sbagliato però dire che erano le priorità della Ferrari, perché significherebbe includere la scuderia di Maranello nella sua interezza. Forse tutto deriva dalle decisioni che sono state prese da alcuni membri all'interno del team. Per ultimo Vettel e Leclerc, inizio con Seb. Dobbiamo restare forti e uniti per le prossime gare, ma non ci possiamo aspettare miracoli, perché il pacchetto è quello che è. Non eravamo abbastanza veloci e questa è stata la costante, era difficile avere un passo decente. Ora Leclerc. Ora dobbiamo restare forti e uniti per le prossime gare, ma non possiamo aspettare miracoli, perché il pacchetto è quello che è. Non eravamo abbastanza veloci, questa è stata la costante, era difficile avere un passo decente. Oggi non è stato facile, non so cosa aggiungere, è brutto, veramente brutto. Dobbiamo fare qualcosa, frustrazione? Sì, difficile nasconderla, ma non cambia quello che faccio in macchina, che è dare il massimo, tuttavia oggi era veramente difficile. Monza? Sarà molto tosta anche lì, per Mugello o Imola c'è qualche speranza per tornare dove eravamo, ma per Monza la vedo veramente dura. Beh ragazzi, allora per questo post gara è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo visto, se vi è piaciuto date like, iscrivetevi al canale, fatemi sapere la vostra nei commenti perché ragazzi per me io qualche dettaglio di sicuro me l'avrei perso e perché voglio sapere la vostra opinione al riguardo su quello che sta succedendo ora. Fatemi sapere tra l'altro cosa aspettate per il Gran Premio di Monza perché più o meno io direi che anche lì si farà molta fatica. Beh ragazzi, grazie a tutti, ci vediamo di nuovo per il prossimo Gran Premio di Monza. Saluto a tutti, buona domenica.